dire che cosa pensa il sodalizio tra il PD e ALA viene ufficializzato? Beh, di fatto presentando, diciamo, questa presentazione ne è una parte evidente. L'abbiamo fatto su un programma, l'abbiamo fatto su un candidato, l'abbiamo fatto facendo una scelta coerente a livello nazionale, cioè di sostenere i candidati di sinistra, cioè i candidati del PD in particolare, per una coerenza di scelte che abbiamo fatto votando più volte la fiducia al Senato. Una scelta importante per quanto riguarda la città di Cosenza, per quanto riguarda ALA, che ha deciso di sostenere, anzi, grazie alle due forti liste presenti qui a Cosenza, di fare una verifica anche sul piano elettorale. Essendo nati su manovre parlamentari, adesso vogliamo verificare anche un riscontro territoriale, un'elezione così importante come quella di Cosenza, nel sostenere il candidato Guccione, espressione del Partito Democratico. Questa è una scelta che abbiamo fatto qua a livello locale, che ha il valore della città di Cosenza, e per quanto riguarda le questioni nazionali, da tempo ALA sostiene le riforme e vota molte delle riforme presentate dal governo. Io ritengo il presidente Berlusconi uno che ha cambiato la storia di questo paese, che ha dei grandissimi meriti, non ne condivido le ultime scelte e quindi in politica, di fronte a una non condivisione, si fanno scelte come questa dolorosa, della quale ho già parlato tante volte.